titolo personale. Prima i colleghi della Commissione Giustizia hanno inteso precisare che i dipendenti che possono iscriversi all'albo come amministratori giudiziari dipendenti di Invitalia non avrebbero preso ulteriori emolumenti, quindi ulteriori stipendi. Ci hanno tenuto a precisare questa cosa. Bene, allora perché non approvare questo emendamento che prevede un tetto allo stipendio dell'amministratore giudiziario che non superi quindi 240.000 euro? Questo va assolutamente in linea con le vostre affermazioni di poco fa, con i vostri intenti, quindi sarebbe da parte vostra opportuno e soprattutto coerente approvare questo emendamento. Invito quindi il relatore a cambiare parere. Grazie. Ci sono altri che intendono intervenire? Onorevole Palese, ha chiesto di intervenire? No. Bene, qui 16.01, parere contrario, relatore e governo, la votazione è aperta. Ci siamo? No. Onorevole Mannino. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 368, votanti 358, astenuti 10, maggioranza 180, favorevoli 129, contrari 229, la Camera respinge. 16.02, parere contrario, relatore del Governo, lo mettiamo ai voti, la votazione è aperta. Bico. Altri? La votazione è chiusa. Chiedo scusa. Presenti 371, votanti 357, astenuti 14, maggioranza 179, favore 72, contrari 285, la Camera respinge. Siamo a questo punto all'articolo 17, ho bisogno dei pareri. Onorevole Bindi, grazie. All'articolo 17, 0.17.1.1, invito al ritiro, parere contrario. 0.17.1.2, invito al ritiro, parere contrario. 17.1, favorevole. 17.2, favorevole. 17.3, invito al ritiro, parere contrario. 17.6, favorevole. Grazie. Grazie al Governo. Grazie, pareri conformi al relatore. Grazie. 0.17.1.1 Sarti. Qualcuno che interviene? No. Parere contrario, relatore e governo, la votazione è aperta. Tartaglione. Ha votato? Altri? Di Salvo, Gigli, Luciana Agostini, Fanucci, Tidei. Ok, Galli, Giampaolo Galli.